Cari amici, questa settimana l'influenza si è fatta sentire all'interno del nostro campus, mettendo a dura prova alunni e personale. Noi siamo operativi e vi racconteremo che cosa è successo. Vi mostriamo nel prossimo servizio il lavoro che gli alunni delle classi quinte della primaria hanno portato a termine nel mese di dicembre. Un progetto sui miti che si è concluso con un interessante spettacolo della compagnia teatrale QDV. Il lavoro sui miti fa parte del programma di italiano del quinto anno. I ragazzi hanno approfondito l'argomento attraverso la costruzione di un lapbook, all'interno del quale hanno conosciuto la mitologia. Hanno visto le varie divinità, trattato Omero con la sua Iliade e Odissea. Il mio mito parla di Aracne, che era una tessitrice, e sfidò la dea Atena. Ogni alunno ha inoltre scelto un mito da approfondire individualmente e da esporre al resto della classe. L'unità didattica si è conclusa in modo diverso dal solito e assolutamente divertente, attraverso la visione dello spettacolo messo in scena da alcuni attori della compagnia teatrale QDV. Sempre gli alunni delle classi quinte hanno vissuto con alcuni bambini della scuola dell'infanzia. Un'esperienza davvero unica all'insegna dell'arte. Vediamo. Realizzare un'opera d'arte insieme ai più piccoli, prendendo spunto dal laboratorio di Munari, disegnare il sole. In una prima fase, avvenuta durante le ore di arte, le classi quinte della primaria hanno avviato la sperimentazione, provando le diverse tecniche artistiche proposte per il disegno del sole. Successivamente gli alunni hanno affiancato gli elefanti della scuola dell'infanzia nella produzione di un loro personalissimo sole. Una coppia di quinta proponeva le varie tecniche e materiali con i quali realizzare l'opera ad un bambino piccolo e lo aiutava nella realizzazione. Un pomeriggio davvero interessante che, in linea con la filosofia delle case, ha permesso di sviluppare il senso di responsabilità dei più grandi, favorendo la conoscenza e la collaborazione tra alunni di ordini diversi di scuola. Nella serata del 30 gennaio i nostri inviati hanno intervistato Amos Cartabia, autore del romanzo L'Aquila e la Colomba, che è stato ospite del gruppo di letteratura Leggermente in occasione della giornata della memoria. Cosa ne pensa di poter presentare il suo libro all'interno di una scuola? È una cosa molto bella, è particolare perché comunque all'interno di una scuola c'è un pubblico che è formato da voi, che siete il futuro, per cui oggi chi legge sono i ragazzi o se no le persone sopra i 70 anni, per cui preferisco i ragazzi. Trova gratificante che il suo libro venga scelto da un gruppo di lettura? Sì, soprattutto questo libro perché è un libro particolare e parla di un periodo che non va dimenticato, va ricordato, e è un periodo che i nostri nonni hanno vissuto e noi ci stiamo dimenticando. Qual è il messaggio principale che vuole comunicare a noi ragazzi tramite il suo libro? Di non dimenticare, e attraverso la lettura di essere liberi di pensare, di sognare, di riflettere e soprattutto di ragionare con la propria testa. Ecco, in questo caso questo libro è un libro particolare, è un periodo storico, Seconda Guerra Mondiale, visto con gli occhi di un ufficiale tedesco, per cui completamente diverso da quello che troviamo in giro attualmente. Quello che sottolineo è che dobbiamo fare in modo che tutto quel passaggio storico non venga buttato al vento, ecco, per non ricadere, per non ripetere e per non dimenticare. Ringraziamo Amos Cartabia per questa intervista. Grazie a voi. A conclusione dei festeggiamenti dedicati alla nostra fondatrice, continuiamo a conoscerla, questa volta attraverso le voci dei piccoli della scuola dell'infanzia. È nata a gennaio a Soncino. I suoi genitori erano ricchi. Una piccola era andata a scuola. Dalle scuole. E poi? E poi voleva diventare una sola da grande. Ma invece i suoi genitori? Invece i suoi genitori non volevano. E quindi?
Cosa è successo? Si era sposata. Con chi? Con Eta. La santa ha avuto? Tre bambini. Che sono morti. Però cosa è successo? Carlo ha detto a Santa Paola avrà degli altri bambini da curare. Un giorno alla sua casa chi ha bussato? Margherita. E la santa ha deciso di costruire che cosa? Delle scuole. Delle scuole. Ma le ha costruite solo in Italia? No. Anche in Cina, poi? In Brasile. In Brasile. E dopo in? Da Riccardo e Benedetto è tutto. Alla prossima settimana.